Ciao a tutti. Oggi vediamo invece una cosa di armonia che ci tenevo particolarmente ad esporre, ed è il modo per trovare quelli che sono gli accordi comuni tra due tonalità, avendo delle scorciatoie, cioè c'è un segreto che ci dice poi come trovarlo subito. In realtà basta avere in testa il famoso circolo delle quinte, che è qualcosa veramente di importante per i musicisti, anche per gli studenti, insomma, per gli appassionati. Dunque, il circolo delle quinte non è, ci vuole magari un tutorial apposta per quello, comunque lo dico in due parole: è l'organizzazione di tutte le tonalità in base a quelle che sono le loro alterazioni. Ad esempio, facendo la scala di Do maggiore non c'è niente in chiave, quindi la scala di Do maggiore sarà formata da Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, e la sua relativa minore parte dal sesto grado, che sarebbe il La minore, quindi è La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. E queste sono le stesse note di Do, però diciamo partendo da un punto diverso. Uno parte da Do, l'altro parte da La. Queste due tonalità si chiamano relative, quindi la tonalità relativa di Do maggiore sarà La minore e viceversa, cioè la tonalità relativa di La minore sarà Do maggiore. Oh, adesso la tonalità invece che ha un solo diesis in chiave, che è il Fa, è invece il Sol maggiore. Quindi è Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol, la relativa minore sarà Mi minore. Oh, tra Do e Sol che relazione c'è? Sono una quinta sopra, una quinta giusta, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol. Eccola qua, va bene? E così procede, si procede per tutte le altre tonalità. Quindi da Sol adesso, quindi da una diesis in chiave che è il Fa, avremo due diesis in chiave che è Re, Sol, La, Si, Do, Re. E così via, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, eccetera, va bene? Fino a ritornare al Do, insomma, riorganizzando per quinte, si ritorna al punto di partenza, insomma. Detto questo, quindi queste sono le tonalità, però c'è un segreto, insomma, perché le tonalità in realtà ci dicono anche gli accordi che vengono formati sui vari gradi di quella tonalità, cioè di quella scala. L'esempio è, prendiamo come tonalità Do maggiore. Do maggiore, sul primo grado ci sarà una triade maggiore, va bene? Cioè, se noi realizziamo l'accordo su Do, Do, Mi, Sol, quindi quella è una triade maggiore. Il secondo grado invece sarà una triade minore, quindi Do, Re, Re è formato da Re, Fa, La, Re, Mi, Fa un tono e mezzo, Fa, La, due toni, quindi è un Re minore, va bene? Il terzo grado anche è minore, quindi Mi minore, il quarto grado è maggiore e il quinto grado sempre è maggiore, quindi secondo e terzo sono minori, quarto e quinto sono maggiori, primo, quarto e quinto sono maggiori. Il settimo grado, lasciamolo perdere, in realtà spesso è considerato come un accordo di dominante al quale viene tolta la fondamentale. Comunque, escludiamolo dai giochi per il momento. Oh, se andiamo a vedere quindi gli accordi che vengono formati sulla scala di Do, in realtà coincidono con le tonalità vicine a quelle di Do maggiore. Sono due cose separate, ricordiamoci bene: una è la tonalità, gli altri sono gli accordi. E però non è naturalmente un caso, insomma, diciamo, ecco, quindi gli accordi della tonalità di Do maggiore sono tutti questi qua. Che stanno, quindi sono sei accordi, quindi Do maggiore, La minore, Fa maggiore, Re minore, Sol maggiore e Mi minore. Quindi tutti gli accordi della tonalità stessa più quelli limitrofi, nel senso ascendente che discendente. E questo è molto importante. Quindi se io volessi trovare gli accordi comuni tra Do maggiore e La minore, in questo caso queste sono un po' tonalità relative, quindi hanno gli stessi suoni. Quindi di conseguenza hanno anche gli stessi accordi in comune, quindi sono addirittura sei accordi in comune tra Do maggiore e La minore, quindi diciamo una parentela molto, molto affine. Oh, per le tonalità minori, in genere, quando si parla di accordi comuni, si prende in considerazione la scala naturale, quindi evitando, insomma, sapete che le tonalità minori possono avere alterato il sesto e il settimo grado. In questo caso si prendono le tonalità naturali, va bene? Parlando di accordi comuni. Quindi
Quindi tra due tonalità relative ci sono sei accordi comuni. Se io volessi fare adesso sapere che accordi comuni ci sono con una tonalità affine, ad esempio tra Do maggiore e Sol maggiore, quali sono le tonalità insieme che compongono il Sol maggiore? Sarebbero queste qua in fondo. Eccoli qua. Quindi Sol maggiore, sarà Sol maggiore, Mi minore, Do maggiore, La minore, Re maggiore e Si minore. Quali accordi comuni ci sono? E un po' dobbiamo pensare al discorso degli insiemi matematici, quindi quali sono gli accordi che sono compresi in tutti e due i cerchi? Do maggiore, La minore, Sol maggiore e Mi minore. Quindi in questo caso, tra due tonalità con primo grado di affinità, si dice, come se fosse una parentela molto stretta, ecco. Primo grado di affinità ci sono ben quattro accordi in comuni. E questo poi vale per tutti gli altri, insomma, proiettato, cerchiamo di avere un po' la testa elastica che ci proietta un po' il discorso su tutto il circolo delle quinte. Oh, adesso, quindi, ricapitolando, tra due gradi relativi ci sono sei accordi comuni, tra due tonalità di primo grado di affinità ci sono quattro accordi comuni, che sarebbero questi qua, loro stessi, in pratica, Do maggiore, La minore, Sol maggiore e Mi minore, in questo caso. E c'è un altro caso, che poi è quello che magari ci serve più di tutti, perché viene usato per modulare. Passiamo al secondo grado di affinità. Quindi pensiamo magari, ecco, alla tonalità di Fa maggiore. Quindi la tonalità di Fa maggiore avrà questi accordi qui. Ecco, questo è venuto un po' meglio. E se volessimo sapere quali accordi comuni ci sono tra Fa maggiore, ad esempio, e Mi minore, prendiamo la minore, allora mettiamo a Mi minore i sei accordi che lo riguardano. Oh, in questo caso, quali sono gli accordi comuni? Eccoli, questi qua, appartengono a tutti e due gli insiemi, quindi Do maggiore e La minore, va bene? Quindi abbiamo in pratica tre possibilità. Accordi relativi, ci sono sei accordi in comuni tra tonalità relative. Tra tonalità con affinità di primo grado ci sono quattro accordi comuni. Mentre tra due tonalità col secondo grado di affinità ci saranno solamente due accordi comuni. Dicevo, questo è il caso nel quale forse serve molto di più a livello musicale per fare le modulazioni. Quindi, se volessimo passare appunto da Fa maggiore a Sol maggiore, si preferisce in armonia transitare per uno o due accordi in comuni. Quindi, in questo caso, Fa maggiore. Metto accordi Do maggiore o La minore o tutti e due, poi si mette la dominante in Sol maggiore, quindi Re settima e si modula Sol maggiore. Però ecco, questo è molto importante. Diciamo perché che così si fa subito e si hanno subito in testa. Io ricordo quando facevo armonia, si confrontano le due scale, si vedono quali sono gli accordi in comune, però ci vuole del tempo. Invece, avendo in testa bene il circolo delle quinte, questo procedimento è abbastanza immediato. Grazie.